Una commissione sanità dove si è parlato soprattutto delle liste di attesa. La consigliera Ciammariconi ha chiesto proprio a lei, sindaco, di farsi portavoce con la ASL per questa situazione. Sì, è stata una commissione sanità utile con il presidente Cipolletti, ma tutti i consiglieri che hanno partecipato hanno dato un contributo importante e dedicato alle liste d'attesa, come ricordavi, è finalizzato appunto a proseguire in questa azione che stiamo portando avanti ormai da tempo, legata proprio all'abbattimento delle liste d'attesa, tema strettamente connesso poi alla mobilità passiva. 40.000 sono le prestazioni inevase a seguito dell'emergenza Covid, che quindi vanno ulteriormente ad aggravare una situazione che era già complessa prima dell'emergenza. L'ASL sta predisponendo un piano attuativo che verrà approvato entro il 30 novembre, all'interno del quale sarà anche affrontato il tema delle liste d'attesa. C'è però una questione politica di fondo che deve essere risolta a livello regionale. L'ASL Teramana, la sanità provinciale Teramana, è una sanità tutta pubblica. Ecco perché è assolutamente necessario che la Regione Abruzzo restituisca al territorio provinciale di Teramo le risorse che nel tempo sono state di fatto sottratte o sono state ridotte in modo significativo, perché dobbiamo assolutamente garantire che il valore della sanità pubblica si traduca nella tutela della salute nei confronti di tutti i cittadini, senza creare diseguaglianze, pensando agli ultimi e senza lasciare nessuno indietro, perché ci sono veramente dei ritardi che sono francamente gravemente inaccettabile. La situazione del Covid invece a Teramo, una fotografia è... qual è? La situazione del Covid è una situazione che ci deve assolutamente far alzare il livello di attenzione, intanto per quello che sta succedendo nel contesto nazionale e internazionale. A Teramo città i numeri sono ancora decisamente contenuti, abbiamo poco più di 50 casi positivi, ma questo non vuol dire nulla, la situazione è molto fluttuante, in altre realtà è decisamente più pesante, ma è inevitabile che ci sia ovviamente una connessione tra quello che succede altrove e quello che succede nel nostro territorio. Ecco perché dobbiamo assolutamente spingere per il completamento della campagna vaccinale avviata e l'avvio di una campagna di massa con riferimento alla terza dose. È chiaro che questa è la linea che si sta determinando a livello sanitario nazionale, dobbiamo assolutamente accelerare, perché il rischio di trovarci da qui a breve con una nuova situazione di difficoltà e di emergenza è alto, quindi non possiamo assolutamente correrlo. E basta assolutamente con messaggi appunto legati al freno rispetto alla vaccinazione, perché abbiamo capito, sulla base di dati e non di opinioni, che l'unica strada che abbiamo per uscire dall'emergenza pandemica è il vaccino.